Piero Bitetti, consigliere comunale di Taranto, lei nel suo intervento ha evidenziato certi dubbi, certe perplessità relative appunto al futuro dell'ILVA, questo slittamento ulteriore con modifiche dell'AIA. E anche bisognerà interpretare ciò che Mittal farà in futuro. Al momento la situazione è nebulosa. Ma sì, bisognerebbe pretendere garanzie per Taranto e i suoi cittadini. Mittal avrà un periodo di prova, definiamolo così, di 2 anni. E col mio timore è quello che appunto potrebbe utilizzare questo periodo di tempo per capire, per vagliare se c'è la possibilità di fare solo profitto. Ovviamente noi saremo attenti e vigili, anche se purtroppo il comune può fare poco in questo senso, perché più potrebbe fare la regione, ancora di più il governo, al quale chiediamo appunto garanzie, come dicevo prima, per il nostro territorio, per la nostra città, per i nostri concittadini, perché la nostra comunità merita rispetto dal punto di vista ambientale e merita rispetto dal punto di vista lavorativo. Abbiamo un PIL che purtroppo è in caduta libera, la disoccupazione è in forte crescita, i problemi ambientali, li voglio ricordare a me stesso, sono ormai diventati tali e tanti da fare veramente paura, da accapponare la pelle, e ovviamente vogliamo che la sofferenza dei tarantini sia ridotta ai minimi termini e allo stesso tempo vogliamo vivere in un ambiente più sicuro, più sano, ideale magari per sviluppare anche altre economie che possono essere aggiuntive rispetto a quelle esistenti. 11 decreti salva Ilva, teoricamente salva Taranto, ma di salvezza per Taranto vedo davvero poco o nulla. E insomma, qui assistiamo ai wind day, assistiamo agli slopping, assistiamo alle parate, passatemi questa espressione, alle passerelle dei vari rappresentanti di governo, tra tanti dubbi, tra una situazione che comunque non cambia, considerando anche la mannaia del taglio dei posti di lavoro che probabilmente ci sarà. Beh, anche qui il governo ha fatto questi decreti e ha avviato il CIS, che voglio ricordare è il contratto interistituzionale di sviluppo, proprio per agevolare l'economia, lo sviluppo di un territorio che è pieno di problemi e che non riesce a superare da solo. Ora il ruolo degli enti territoriali, degli enti locali deve essere quello appunto di tenere alta la guardia e di chiedere che le risorse vengano spese tutte e in tempi certi e in particolare brevi.